Alleluia. Come ho detto alla regia questa mattina, volevo parlare un pochettino sul capitolo 22 del Vangelo di San Matteo. Nel Vangelo di San Matteo, Signore, ti siano gradite questa sera le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, e fa che anche altri, le ascoltatrici e gli ascoltatori, possono veramente ricevere proprio la manna del cielo, il vero cibo, alleluia, del cielo, Gesù Cristo il Signore, che ci nutre, la vera acqua che ci disseta, alleluia, e toglie dal nostro cuore ogni aridità, ed è veramente bello piacere al Signore. Dio è amore. In greco, tre paroline belle. Oteos agape estin. Lo ripeto. Oteos agape estin. Dio è amore. E ama tutti, però non gradisce tutti. Gradisce soltanto a quelli che lo amano, che lo temono, che lo servono, che gli ubbidiscono. E quando noi studiamo la parola del Signore, allora la dobbiamo studiare secondo il comandamento di Dio. E quando preghiamo, dobbiamo pregare secondo il Vangelo, come ci ha comandato il Signore. E allora noi veramente stiamo bene. Amen. Un giorno, come adesso dobbiamo pregare per lunedì, per questa legge, diciamo, che non è buona per le persone, anche ai tempi di Gesù ci stavano dei farisei che erano contro al messaggio del Signore. E un giorno fecero consiglio e dissero: come facciamo per prenderlo in fragranza per cercare di vedere dove sbaglia a parlare. E allora, tra tutte le cose che pensarono, il pensiero principale fu: vediamo che cosa ne dice, se dobbiamo pagare il tributo a Cesare oppure no. E allora andarono dal Signore: Signore, Signore, Rabbi, Maestro, secondo te è giusto pagare il tributo a Cesare oppure no? Perché avevano perpetrato. Se dice che non dobbiamo pagare, e allora vuol dire che tu sei un rivoluzionario. Se poi dice che dobbiamo pagare, allora tu sei una persona, pure tu, di carne venduta come i pubblicani. Va bene? E questo più o meno, questo pensiero loro fece, primordioso gli altri. Allora, cosa successe? Andarono dal Signore e gli dissero: Rabbino, maestro, secondo te è giusto pagare il tributo a Cesare oppure no? E Gesù disse: mostratemi un pochettino la moneta. E gli mostrarono la moneta. E allora dice: di chi è questa effigie? E tutti quanti, perché era comune, e dice: questa effigie è di Cesare. E Gesù disse: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. A Cesare o ce lo diamo o se lo prende. Fratelli miei, invece Dio, noi siamo così abituati a non ubbidirlo che per noi non ubbidire al Signore è quasi quasi una vita normale. Invece Dio ci chiama al ravvedimento e ci chiama alla conversione per essere più facile per le persone. E così vado a leggere la parola di Dio e la leggo nel Vangelo di San Matteo dal versetto 23. Alleluia, capitolo 22 dal versetto 23 di San Matteo. Leggo, alleluia.
In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei. Prima erano arrivati e andarono i Farisei e poi i Sadducei. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione. E gli domandarono: Maestro, Mosè ci ha insegnato la legge del Levirato, si chiama teologicamente. Se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra di noi sette fratelli. Il primo, ammogliatosi, morì e non avendo prole, lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, quale dei sette sarà a quali di quale dei sette, alleluia, sarà egli ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù rispose loro: Voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Fratelli, oggi si vendono tantissimi libri e nessuno, quasi nessuno, pochissimi, leggono il Vangelo. Voi errate perché non conoscete la scrittura né la potenza di Dio, perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quando poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quel che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Alleluia! E la folla, udite queste cose, si stupiva del suo insegnamento. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono e uno di loro, dottore della legge, gli fece una domanda per metterlo alla prova: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: Ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande, è il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Amen. Alleluia. Ed è veramente bello poter leggere la parola, almeno ogni giorno. Esdra, scusate, Esdra si era dedicato con tutto il suo cuore a studiare la parola del Signore, a metterla in pratica e a insegnare in Israele statuti e leggi. Fratelli miei, e oggi noi cosa facciamo? Leggiamo il Vangelo oppure no? Andiamo a leggere addirittura gli oroscopi, ma ci compriamo il giornale per leggere gli oroscopi quando non servono proprio a niente. Amen? Ci ingannano soltanto, ingannano le persone e le persone spendono soldi così oppure altri per sapere i fatti dell'uno, dell'altro. Dell'altra persona, dell'altra, le cronache, insomma, fratelli, ma perché non leggiamo il Vangelo? Perché non leggiamo il Nuovo Testamento? Perché non leggiamo la parola di Dio? Essa ci aiuterà, essa ci sosterrà. Ricevo tantissime telefonate durante il giorno, veramente molte, abbastanza molte, e tutti quanti, chi sta male? Chi non si sente libera, chi c'ha i problemi, un sacco, moltissimi problemi. Fratelli, Gesù ci ha insegnato una cosa molto importante.
Se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Perché se il figliuolo di Dio vi libera, allora sarete veramente liberi. Carissimi, è molto importante la risurrezione. Abbiamo detto per prima. Molte persone non credono più. Un pochettino come i Corinzi. Mangiamo e beviamo perché domani morremo, cioè quando non erano convertiti al Signore, ma i capisaldi, i pilastri solidi della fede cristiana è stata sempre l'accoglienza di Gesù che Dio è amore. Gesù ha pagato per noi il prezzo del nostro peccato, del nostro riscatto, col suo sangue prezioso, il perdono dei peccati. Poi la risurrezione è la vita eterna. Questi sono i pilastri fondamentali della fede cristiana. Adesso non tanto credono più a queste cose. Molte persone non credono più. Fratelli miei, dovete stare molto attenti. Io vi esorto da parte del Signore a leggere e rileggere la parola del Signore. Ogni volta finché non la incorporiamo nel nostro cuore, come abbiamo iniziato la meditazione, sia la mia meditazione, ti sia gradita la mia meditazione in tua presenza, e sia la meditazione del mio cuore, le mie parole ti siano gradite, le parole delle mie labbra e la meditazione del mio cuore ti sia gradita. Ecco, fratelli miei, e questo dobbiamo fare anche San Paolo. L'Apostolo San Paolo, quando davanti al tribunale il re Agrippa II, la sua moglie che Berenice, e Gesù disse: io sono, cioè disse l'Apostolo San Paolo al re Agrippa, perché era ebreo, disse: io sono contento di potermi discolpare questa sera davanti oggi, questo giorno, davanti a voi. Perché tu sai molto bene queste cose. Io ero fariseo. Qual sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù, che ho trascorso a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, è nota a tutti i giudei, perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppure vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della corrente, chiamiamola, della nostra religione, sono vissuto fariseo e ora sono chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, a Davide e a tutti i profeti, della quale promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore Dio notte e giorno sperano di vedere il compimento. Alleluia. Per questa speranza, o re, sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica fra di voi incredibile che Dio risuscita i morti? E anche allora i sadducei, che erano persone ricche, erano i discendenti del sacerdote Sadoc, e secondo loro erano proprio quelli là, diciamo, i più signori, diciamo, no? Cosa succedeva? Cosa succedeva? Che non credevano, erano così abituati e non credevano più nella risurrezione. Fratelli miei, oggi siamo caduti nello stesso errore quando parliamo di risurrezione. E allora, fratelli miei, allora, come se non fosse Vangelo, come se non fosse una verità. Fratelli miei, se non fosse stato così, il Signore Gesù avrebbe dato la vita per noi? Si sarebbe fatto inchiodare sulla croce per noi? Si sarebbe fatto frustare, flagellare, inchiodare sulla croce, sputare in faccia, la corona di spine sulla testa? E poi lo picchiavano con la canna in testa per fargli entrare i pungoli nella testa. E Gesù
Come un agnello muto davanti a chi lo tosa, dice Isaia 53, non aprì la bocca. Per la gioia di vederci salvati, per la gioia che gli era posto davanti, sopportò la morte e la morte della croce. E se non fosse stato perché ci voleva dare la vita e la vita eterna, mica si faceva uccidere. Amen. E Gesù disse: a me la vita nessuno me la toglie, il datore della vita, a me la vita nessuno me la toglie, io la depongo per riprenderla poi. Alleluia! Ed è meraviglioso. Gesù risuscitò il terzo giorno, salì al cielo, siede alla destra di Dio e là intercede per noi. Quando gli ascoltatori, quando chi mi telefona, sulla televisione, allora dicono: fratello, una preghiera per me. Allora io prego per te, però per favore puoi pregare tu, io prego con te, prego con te e poi prego per te. Cominci tu a fare una preghiera e così cominciano a fare una preghiera. Non tante vale, non vale molto la tua preghiera, non vale molto la mia preghiera, ma la preghiera che vale veramente è la preghiera di Gesù, che vive sempre per intercedere per noi. È la Pasqua eterna, è la risurrezione eterna. Alleluia! Egli vive sempre per intercedere per noi. Quale grazia! Ascoltatrice, Gesù sta pregando per te ora, in questo momento. Ascoltatore, Gesù sta pregando per te ora, in questo momento. E fidati della preghiera di Gesù. Le nostre preghiere sono un aiuto, certamente sono un aiuto, certamente Dio risponde alle preghiere, ma la preghiera che vale veramente il 100% è la preghiera di Gesù che fa per te e che fa per me. Alleluia! È meraviglioso. Due precetti della vita cristiana: amare Dio con tutto il cuore e poi, come il compendio della nostra relazione con Cristo, nostro Redentore, Salvatore e Signore, e ama il prossimo tuo come te stesso. Molte persone amano le persone che stanno all'altra parte del pianeta e poi non si parlano con i fratelli, non si parlano con le sorelle, soprattutto se c'è in mezzo una divisione di case, di denaro, quando muoiono i genitori. Fratelli, è peccato, è veramente peccato. Sui sacrifici dei genitori, i figli litigano: hai dato più a quello, più all'altro. Ma quanto è bello quando una persona, alleluia, quattro figli, diviso quattro, alleluia, ciò che Dio ha regalato a me. Perché l'uomo non può ricevere nulla se non gli scende dal cielo. Ciò che Dio ha regalato a me, diviso quattro, alleluia. E così devono fare tutti i genitori, fratelli miei. E così fa anche Dio. Dio non fa parte alla qualità delle persone, perché Dio ama tutti, abbiamo detto, ma gradisce quelli che studiano la parola di Dio e quelli che pregano. Quelli che fanno la volontà di Dio, che amano il Signore. Gesù ha detto: siate santi, perché io, il Signore, il vostro Dio, sono santo. Alleluia. Quando Isaia, mi è venuto adesso questo in mente, quando Isaia, nel momento della preghiera e della contemplazione, ad un certo punto vide l'assemblea celeste. Wow! Gli angeli del Signore che dicevano: Santo, santo, santo è il tuo nome. Tutta la terra è piena della tua gloria. E allora lui si vide così peccatore, si vide così impuro di fronte a questa purezza e disse: abbi pietà di me, Signore. Io sono un uomo immondo di labbra ed abito in mezzo ad un popolo immondo di labbra, ma gli occhi miei
Hanno veduto il re, hanno visto il re, il signore degli eserciti, il signore delle moltitudini, il signore delle schiere. Alleluia. Sorella, quando preghi, tu puoi vedere il Signore. Fratello, quando preghi, tu puoi vedere il Signore. E se non lo vedi con gli occhi naturali, sicuramente, certamente, lo vedrai con gli occhi del tuo cuore. Alleluia. E tu vedrai veramente la trasformazione. Alleluia. La nuova nascita, il cambiamento della tua vita. La soluzione dei problemi, perché tutti i problemi che abbiamo nel mondo, sempre Cristo Gesù è la soluzione, giusta soluzione, perché ci dona a noi la forza per uscire fuori dai problemi e poi lui ci fa capire qual è la soluzione, donandoci la forza per fare la tua volontà. Abbiamo detto l'altro pilastro è l'accoglienza. Cristo ci invita alla mensa. Alleluia. Vivendo la comunione della carità, del dialogo, del crescere insieme nella santificazione, è ciò che dovremmo attuare tutti i giorni. Venite, dice il Signore. Entrate, accomodatevi. Siete venuti da lontano. Avete aspettato a lungo che io vi rispondessi. Siete stanchi. Sediamoci fianco a fianco. Io vi aiuterò. Io vi benedirò. Io vi ispirerò. Alleluia. Ciò che dovete fare. E poi condividiamo lo stesso cibo. Allora, provveduto dal cielo, e bevanda e bevete l'acqua pura, attinta dal fiume che sgorga dalla stessa sorgente, tutte le sorgenti della gioia sono in te. Alleluia. E Gesù ha preso l'acqua del cielo e ce l'ha portato sulla terra, il fiume di acqua viva. Alleluia. E quando noi andiamo a bere quest'acqua, allora noi non avremo mai più sete, come disse Gesù alla donna samaritana. Tu continui a bere quest'acqua, avrai sete di nuovo. Ma se berrai l'acqua che io ti darò, non avrai già mai in eterno sete. Alleluia, perché l'acqua che io ti darò diverrà dentro di te una sorgente di acqua saliente a vita eterna. Alleluia, questa è la stessa sorgente che ci dà il Signore quando ha detto: il nemico non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Il nemico vuole rubare la nostra fede, ammazzare la nostra persona e distruggere tutta la nostra discendenza. Ma Gesù è venuto per darci la vita e darcela ad esuberanza. Abbiamo tanta vita che ha messo il Signore dentro di noi per poterla trasmetterla agli altri. Alleluia! Gesù Cristo salva. Gesù Cristo perdona, Gesù Cristo battezza con lo Spirito Santo, Gesù Cristo libera, Gesù Cristo, alleluia, guarisce, alleluia, Gesù Cristo ci santifica, alleluia, perché ci è stato fatto dal Padre, o Theos agapestin, Dio è amore, e perché ci ha tanto amati e ci ama, alleluia, ci ha donato il suo figliolo Gesù a morire sulla croce per i nostri peccati, e chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Credere non è un fatto soltanto mentale. Amen. Credere significa credere con il cuore e obbedire alla sua parola. Se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se il figliuolo di Dio vi libera, allora sarete veramente liberi. Alleluia. Lasciamoci liberare dal Signore. Lasciamoci guarire dal Signore. Lasciamoci salvare dal Signore. Alleluia. E tutto questo lo troviamo nella lettura del Vangelo. Alleluia. Ascoltatrice, ascoltatore,
studia la parola di Dio. Non voglio dirti che deve essere come Esdra, non lo sono nemmeno io, però è bello studiare la parola di Dio, è bello, alleluia, ubbidire, ci entra una gioia così tanta nel cuore che noi non possiamo farne a meno di regalarla agli altri. È un tesoro di grazia, è un tesoro di amore, è un tesoro di santificazione, è un tesoro di redenzione. È tutto, alleluia, abbiamo ricevuto per grazia e per grazia lo vogliamo dare a voi, entrando anche col mezzo del televisore nella vostra casa. Ma se non aprite il vostro cuore, Gesù non entra nella vostra vita. Aprite il cuore a Cristo e vedrete la gioia della vita e la vita eterna. Dio vi benedica. Shalom.